Il 30 dicembre 2021 a Betlemme si è tenuta l'annuale marcia della pace di Children Without Borders, con la partecipazione di oltre 500 bambini. Partenza dalla Piazza dell'Azione Cattolica, passaggio davanti alla Basilica della Natività e arrivo alla scuola di Terra Santa. Hanno preso parte all'iniziativa fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, fra Ibrahim Faltas, presidente dell'Accademia Sportiva Children Without Borders, e fra Peter Vasco, presidente della Fondazione Francescana per la Terra Santa, che ha promosso l'iniziativa. Dopo la marcia si è tenuto un evento sportivo con il patrocinio e alla presenza di Jibril Rajoub, presidente del Consiglio Supremo per la Gioventù e lo Sport dell'autorità palestinese. Questo spazio è aperto a tutti i bambini. Ogni bambino ha bisogno di un posto per giocare. Questo campo, così bello e ben attrezzato, è un dono per tutto il popolo palestinese. Questo spazio è un servizio a tutti i palestinesi, per migliorare la loro vita indipendentemente dalla loro religione e provenienza. Un segno concreto di speranza, così come la scuola di Terra Santa con oltre 1200 studenti. Una scuola aperta a tutti. Nel corso della manifestazione è stato inaugurato anche il murales che raffigura l'incontro del presidente palestinese Abu Mazen con Papa Francesco, un gesto di grande valore simbolico e di speranza per il popolo palestinese. Sono persone che hanno lavorato per la pace. È molto importante che i nostri ragazzi vedano questo incontro e anche loro imparino a lavorare per la pace. Siamo qui nella città di Gesù, la città dell'amore, della tolleranza, della fratellanza. Dobbiamo essere fedeli al messaggio di Cristo per vivere in sicurezza, pace e stabilità nella nostra terra e nella nostra patria, cristiani e musulmani. La marcia della pace dei bambini di Children Without Borders non vuole limitarsi alle strade di Betlemme, ma essere un vero e proprio percorso di vita e di coscienza per preparare un futuro migliore per questa terra.